Devo parlare della battaglia d'Anghiari, ma prima devo mostrarvi la stanza che è dietro. Bene, dietro questo muro c'è la resurrezione. Dunque, prima c'è da sapere, di parlare della resurrezione, c'è da sapere che dopo la battaglia d'Anghiari il territorio di San Sepolcro entrò a far parte dello Stato della Chiesa. Firenze, la Repubblica di Firenze, lo comprò quasi immediatamente. Nel periodo che San Sepolcro si è trovato sotto il dominio dello Stato della Chiesa, gli venne tolto il Consiglio Cittadino che sedeva in questa stanza. Questa è un'architettura perfetta, sembra il Senato romano. Qui c'era un loggiato, poi tra il 5 e il 600 è stato rinforzato il tetto, il soffitto è stato fatto a volte di legno. Qui c'era un loggiato, si accedeva al consiglio. Piero della Francesca era un consigliere. Quando è entrato a far parte del territorio fiorentino, perché la Repubblica lo acquistò quasi subito dallo Stato della Chiesa, gli venne ridato il Consiglio Cittadino. Sicché Piero della Francesca e gli altri erano contentissimi di poter tornare a governare le cose della città. Piero della Francesca si è preso anche dei vantaggi politici, perché si è sistemato nell'autoritratto proprio sotto l'asta della bandiera, lo tiene in contatto con la divinità, sicché quando parlava lui era ispirato dal divino. Questo lato c'era una natura brulla, questo lato c'è una natura rigogliosa, perché Piero della Francesca è stato influenzato dai Lorenzetti, dal buono e cattivo governo. Lorenzetti hanno influenzato tantissimo la pittura, i pittori toscani, e lui non era da meno. Lui come concetto, e magari Matteo Di Giovanni come stile. Ci sono i punti di fuga, in effetti qui ce n'è tanti, dicono costruzione triangolare, io ne vedo tanti, le due lance, è pieno di punti di fuga. È un affresco, anzi è sbagliato dire affresco, è un misto, perché parte affresco e parte a secco. Questa pittura è stata staccata ed è stata risistemata al centro fra le due porte. Vedete? Che però hanno sballato i pesi del muro e sotto hanno dovuto fare un arco. Quando la destinazione dell'edificio è cambiata ed è diventato un monte di pietà per far tra il 5 e il 600 per far concorrenza agli ebrei del Banco della Vacca di Anghiari, che avevano chiesto di aprire anche a San Sepolcro. Non gli hanno dato il permesso, però hanno fatto un monte di pietà qui a San Sepolcro e il Consiglio Cittadino ormai evidentemente non c'era più. Questo edificio è stato usato come monte di pietà. L'affresco sarà stato spostato a destra, a sinistra, in alto, in basso, avanti, indietro. Comunque è stato sempre, pare che sia stato sempre dentro questo edificio, in questa posizione. Ci piacerebbe sapere bene com'è andata, però pare che ancora non si sa. La scritta sotto è andata perduta, ma probabilmente era in latino, si fece umano e vinse la morte, qualcosa del genere. Questa è la sala e quella in fondo è la porta che hanno ricavato dopo il rinforzo della struttura.